Siamo con Massimiliano Maioni, quali referenze proponete qui a Cibus? Allora, Chinotto Neri al Cibus, oltre ad avere il formato da 20 cl, che è il formato storico in vetro, abbiamo altri formati che comunque sono il PET da mezzo litro, lattina e così via, che fanno già parte di tutta la gamma dell'azienda. Ma quest'anno siamo lieti di presentare il nuovo formato, che è la 33 cl, che è dedicato al canale Horeca. Oggi il mondo dell'Horeca sta cambiando sempre di più, diventa più lounge, diventa più frizzante, diventa più bello. Oggi non è soltanto il prodotto che è importante, perché è la base, la qualità, ma anche un'immagine e quello che può essere definito un po' fashion sicuramente porta un valore aggiunto. E quali sono le altre referenze? Facciamo una rapida carrellata. L'azienda nasce nel 49 con Chinotto, Limoncedro e Aranciosa. Il Chinotto Neri è storico, è nato nel 49, come dicevo, ed è cresciuto in Italia negli anni 50, 60 e 70 fino ad oggi, dove lo riproponiamo in versione originale con il logo, con la corona, e quindi abbiamo poi aggiunto da qualche anno, riproposto anzi, il limoncedro, che è un mix di agrumi, limone, cedro e arancio, e l'aranciata con un 16% di succo, oltre alla gassosa che comunque completa la gamma. Siamo con Giorgia Arcasenza, bar lady, che ci presenta alcuni spunti con cui le referenze Neri si possono utilizzare nel bere miscelato. Ciao a tutti, qui vi presenterò delle rivisitazioni usando il nostro prodotti della famiglia Neri. Il Chinotto Neri si lega molto bene con del Campari e possiamo formare un Camparotto, Chinotto e Campari. Il limoncello e l'aranciosa sono ottime varianti al posto della soda in uno spritz per renderlo più spumeggiante e dissetante. La gassosa si lega molto bene con gli amari.